Salam aleikum. Mi chiamo Francesco e vengo da Assisi. Oltre i confini, sia nel senso di un atteggiamento, insomma, di apertura, di dialogo, ecco, di dialogo, di incontro con le persone, insomma, con i problemi che il mondo vive. Dall'altro, oltre i confini, anche nel senso di prendere consapevolezza fino in fondo anche di quello che stiamo vivendo e quindi essere davvero attenti agli altri, un atteggiamento da un lato di apertura ma anche dall'altro di rispetto profondo. Giovane Francesco che dice: non voglio niente né oro né argento, la tua stima vale molto più di queste cose. Parlare di fraternità, meditare della fraternità a Assisi è come rispondere a un grido che fa questa città, che è l'emblema di San Francesco. Ricordando la scelta di quel nome Francesco, lui con quella scelta ha già mostrato al mondo come sarebbe stato questo nuovo Papa. E la scelta del titolo Fratelli Tutti, in un tempo in cui non tutti sono fratelli, mi sembra eccezionale e lo ringrazio. Che cosa vuol dire avere una società umana in un contesto di relazioni digitali? Questa domanda ha urgentemente bisogno di essere posta, perché le società hanno retto, le società umane, quando abbiamo gestito i diritti e i doveri dei diversi attori che le compongono. Come dice il manifesto di Assisi, affrontare con coraggio la crisi climatica permette anche di avere una società e un'economia più a misura d'uomo. Prenderci cura dell'ambiente e della natura significa prenderci cura del creato e dell'umanità. Credo che questo sia il segnale e il messaggio più importante che debba partire oggi da qui di Assisi.